Abbiamo parlato al FIAC diversi artisti della galleria, ma principalmente tre opere importanti che determinano tutto lo stand. Ed è il padiglione di Dan Graham, che avete visto, è un padiglione fatto di vetro e di alberi. Se le persone che entrano o stanno fuori del padiglione vedono attraverso la trasparenza dei vetri, il riflesso dei vetri o attraverso gli alberi, in questo caso sono dei bambù. Poi c'è la scultura di Sol Lewitt, nera, in plastica, e l'opera di Sigmar Polke sul muro di fondo, fatta di sei parti. È un'opera del 75, una vecchia opera di Polke, è fatta per il museo di Ixelles in Belgio, un'opera fatta da lui e dai suoi amici, invitati alla mostra alla quale partecipavano anche Buren, Penck, Byers e Marcel Brothers. Accanto a queste opere maggiori, per così dire, ci sono altre opere sulle due pareti laterali. La scritta in alto, sulla parete destra e sulla sinistra, è di Sabrina Mezzacqui, con due citazioni da Hannah Arendt e Simone Weil. C'è il palet di Mathieu Mercier, e grande successo, devo dire, hanno avuto le foto di Luigi Ghirri, che dopo la sala alla Biennale di Venezia quest'anno sta avendo un grande successo. Francesi sì, sì e no, comunque diciamo c'è un grande pubblico internazionale, quindi non sono solo i francesi, sono gli americani, i tedeschi, gli italiani e anche i francesi. Comunque è una bellissima fiera. Direi che questa edizione della fiera è particolarmente riuscita, c'è stata un'inaugurazione molto molto vivace, molte persone veramente interessate ai lavori e quindi anche, voglio dire, molto produttiva proprio come inaugurazione. E abbiamo portato gli artisti forse tra virgolette più classici della nostra galleria, come Ronnie Horn, come Miroslav Balka, come Jana Sterbak, poi abbiamo portato Anna Maria Maiolino, che è un'artista che italiana ma sempre vissuta in Brasile, che però adesso sta vivendo un momento di grande riscoperta con mostre molto importanti. E poi abbiamo portato Kim Soja, che è un'artista invece coreana che però ha fatto tante mostre nei musei anche francesi e quindi è conosciuta in Francia. Quest'anno alla FIAC abbiamo portato Lorenz Wiener, Thomas Hirschhorn, Giulio Paolini, Carl Andre, Laurent Grasso, Darren Almond, Glenn Rubsamen, Gilberto George, Perrine Vele, Alan Charlton e Rita McBride. Sono un terzo di degli artisti che io normalmente rappresento. Un'opera ognuno, sì. O due, nel caso di Gilberto George e Lorenz Wiener, due opere ma di una stessa serie. Faccio la FIAC da 21 anni. Quindi, come dire, è un'impressione che ho meditato da molto tempo. Il Grand Palais sicuramente forse l'architettura più indicata per ospitare una fiera d'arte contemporanea. E poi io ho sempre avuto una visione di arte europea che secondo me Parigi trova in modo inequivocabile la sua casa. Gli artisti che noi trattiamo da tanti anni, Fontana, Boetti, Pomodoro, che fra l'altro abbiamo esposto nella nostra galleria qui di Parigi, e poi ho portato anche due stranieri importanti, un Basquiat bellissimo e un Tony Gregg eccezionale. Ho portato tutti i capolavori, più che altro è una partecipazione d'immagine per far vedere le nostre opere, le nostre belle opere italiane nel mondo. Noi ci siamo diretti a un pubblico selezionato di persone che conoscono l'arte contemporanea, tant'è vero se vedrà sulle nostre pareti non ci sono
cartellini non c'è scritto Lucio Fontana. Chi non conosce Lucio Fontana e me lo domanda vuol dire che non è preparato, quindi non è un pubblico che ci interessa, è per collezionisti importanti preparati sull'arte contemporanea. Qui alla fiera abbiamo portato un gruppo di artisti che rappresentano molto bene il nostro lavoro. Sì, io mi soffermerei sull'opera di Chen Zhen, che è forse uno dei lavori più importanti che esponiamo, essendo un pezzo non troppo conosciuto dell'artista cinese scomparso ormai 11 anni fa, che è stato uno dei primi artisti cinesi a raggiungere l'Occidente e a iniziare a lavorare qui, confrontando una cultura, la sua cultura di appartenenza con la cultura europea e confrontandosi moltissimo con gli artisti europei, e direi fra questi soprattutto quelli dell'arte povera. Un altro artista che abbiamo portato qua alla FIAC è Anish Kapoor, di cui presentiamo questo disco specchiante. È un'opera abbastanza speciale perché è realizzata in resina. Altro artista è Pascal Martin Tayou, è un artista del Camerun con cui lavoriamo da molti anni e che ben rappresenta il lavoro della galleria. Vive in Europa e che fa proprio un lavoro che in qualche modo va a unire la sua cultura d'appartenenza di nuovo con quella occidentale. E il lavoro di Pascal è un lavoro che si centra proprio sull'esistenza di un'identità continuamente in movimento, un'identità transeunte che non è mai ferma, che non è mai fissa e che è sempre aperta all'incontro con l'altro. Altro artista che portiamo invece è Anthony Gormley, di cui esponiamo una scultura, una figura umana, e infatti specie è un calco del corpo dell'artista che viene rielaborato attraverso un programma e poi l'artista restituisce componendolo di blocchi geometrici di Giza. Pablo Bronstein, il titolo è Temple of Convenience, in inglese convenience è anche una parola che si usa in maniera elegante per riferirsi a una toilette. Il lavoro in particolare è un pissoir che non viene utilizzato in fiera ma può essere utilizzato, è un progetto che è partito dal solo show dell'artista alla Kunsthal Charlottenborg di Copenaghen. Un pissoir che poi all'interno, con questa decorazione molto forte e con l'assenza di luce, diventa anche un tempio, un'esperienza sacrale, un'esperienza quasi anche archeologica, perché si vanno a scoprire i dettagli man mano che gli occhi si abituano all'oscurità. E con la luce invece si nota come questo sia un pastiche ornamentale, che è una delle tecniche con cui l'artista lavora più spesso, e in particolare analizza tutto quello che è l'ornamentazione del XVIII-XIX secolo. Abbiamo presentato lavori di artisti che lavorano con la galleria, a partire da François Morelleni, Ele Toroni, Alan Charlton, Nelio Sonego, Mario Nigro, e Carlo Ciussi e Gunther Umberg. Ci sono collezionisti di tutti i paesi europei, dal Belgio alla Germania e chiaramente francesi, anche diversi italiani.